landing sui pad e ora si inizia 10 minuti di volo ancora un 12 minuti quasi ancora guarda qua tre tacche ne parleremo in questo video lo spengo e ovviamente cosa vi dico vi dico Ciao ragazzi, sono i Bighe e eh, sono nella vigna. Finalmente, battesimo del mio nuovo drone, qua. <ride> L'ho provato per diversi giorni al mare, ma il test è vero è, come chi mi segue sa, qui, alla vigna. Qui ho provato tutto, dal miglior drone che ho mai avuto o che ho mai potuto provare, eh, al drone più ciofea. Tutti lo provatevi eh, eh, assolutamente e dopo sei giorni che sto usando eh, questo drone voglio andare a tirare un po di somme spero somme interessanti che apprezzerete su di lui se volete un like e un'iscrizione al canale se ancora non siete iscritti e dunque si inizia beh ragazzi intanto è bene chiarire che ieri ho tirato fuori un'incazzatura che poi è eh, comunque ne sono contento, il problema è rientrato. Bastava aspettarsi e passava la paura. Ma che ci volete fare? Io e so fatto così. Ogni tanto esce una cazzata, eh, essendo un verace toscano, eh, così. E le cazzate le dico. E come se le dico? E voi e voi penserete? O bighe, e se le dici a tutti i video, le cazzate. <ride> Vuoi avere ragione? E anche questo ed è vero. Oh, ero un buzzito e sono partito per la tangente. Ma a questo punto il video di ieri non serve di fatto eh, tanto più. E per correttezza oggi vi dico tutta una serie di cose e vi aggiorno anche su questa. E infatti ieri la delusione dell'assenza di un vero white point su Air 3 eh, l'avevo espressa e il mio rammarico era enorme. Ero incazzato come una scimmia. Scusate il francese, ma lo sapete è così preso dal lupo perché dalle mappe sul mio smart controller l'icona del white point è una pariva oh gruddo e sul gruddo ma rimbambito ancora è un sono ragazzi è un sono io avevo provato in tutti i modi oh ma le mappe a me e non mi rimane il tastino giallo di white point e non l'avevo ragazzi è che ci voleva tanto è un l'avevo e dopo aver speso 1500 euro di Tasca mia, perché me l'hanno mandato, ve lo ripeto un'altra volta, questa ossa mi aveva fatto venire davvero un pelo alto in questo modo eh, eh, e sono sbroccato. Ma iniziamo a capire come si evolve questo drone già in sei giorni. Beh, lui mi ha già fatto fare esattamente già due aggiornamenti firmware. Il primo volo che ho fatto era al primo firmware, quello originale, quello aperto e trovato quando l'ho acceso. Era lo 0100000 e l'app di jfry era la 1.10.99, guardate. E io ho iniziato a testare e provare proprio con queste impostazioni. Testato un po' tutto, a me le mappe eh, waypoint però non apparivano e cioè il tastino sulle mappe non c'era. Poi ecco il mega aggiornamento firmware di circa 1400 e passa mega che avevo fatta in mare usando, pensate, l'hotspot del mio inseparabile i Padmini. Ho una schedina sopra e lo uso anche per sta roba. Con questo aggiornamento ero passato alla versione firmware 01000300 e la DJI Fly era passata alla 1.11.0. Oh, ragazzi, mamme, sto cazzo di waypoint non andava. Dalle mappe io non vedevo L'icona gialla di Waypoint, oh, e non la vedevo, non la vedevo, che video di ragazze? Se non la vedevo, eh. e allora il video di ieri, qualcuno mi diceva, oh biche, ma è, è funziona, come funziona butel Dampestà, ma com'è possibile, se a me non funziona? Verai, è come in Mavic 3, sono la sega io. Sì, che sono arrivato a casa di sera, e eh, ho riacceso tutto, e sul divano eh, guardate mi arriva un nuovo aggiornamento firmware eh, qui proprio, proprio sul il divano ieri sera e molto molto velocemente me lo aggiorna e come vedete eh, è un aggiornamento diverso dal precedente ma è un successivo aggiornamento e alla fine se vado però a vedere nelle impostazioni eh, non mi aveva di fatto cambiato e aggiornato nessuna versione io sono di fatto ancora alla versione 0100 -0300, e la fly alla 1.11.0, insomma, è rimasto tutto uguale. E allora torno però sulle mappe, vado sulle, sul tastino delle mappe, mappare finalmente il piccolo tasto del waypoint che non avevo prima. Butella ladra. Oh, eh, era l'ora. E allora oggi mi sono messo subito a provarlo e devo onestamente rimangiarmi le parole di ieri. Di già questa volta, e gli aveva ragione, eri bighe. Che ogni funzionava, ma in generale andava bene. Magari aveva da fare l'aggiornamento, ma aveva ragione. Su questo sono stai di parola: sì. Voglio dire, si deve andare a Cesare, quello è di Cesare. E per caso, se avete questo problema e vi sta succedendo anche a voi, prendete una linea dati, una linea WiFi, aggiornate di nuovo anche se avete fatto l'aggiornamento, quello da 1500 mega, e vedrete che almeno penso succede. Ma a me. E questa cosa dunque mi dà molto slancio per raccontarvi altre cose della mia esperienza in questo periodo con lui. Ragazzi, E mi sono messo all'ombra perché c'è un sole e non, non ci si sta, eh, si, si muore dai cardi, non so da voi, ma qui si muore. Ovvio che io a questo punto uso Y-Point e questo mi dà valore, ma questo è per me ragazzi, questo è per me. Magari qualcuno dice, oh Bighe, ma io, ma che me ne frega di Y-Point, ma che cavolo me ne fo di Y-Point? Anche questo è vero, ma a me mi garba e per me è importante. Io ho fatto 12 batterie più o meno, dunque ancora poco, ma quanto basta? Intanto per darvi le prime impressioni. Beh, volete sapere davvero la mia idea? La volete sapere la mia idea sincera su di lui? A me questo drone mi piace davvero tantissimo. C'è chi ha detto che l'ottica fa schifo, ma io non direi. Ovvio, visto le ottiche del Mavic 3, del Classic e del Pro, sicuramente questa... <ride> è come, può, come si può dire il contrario? È, è, non è meglio, è peggio. Ma è una buona ottica, a me piace. In molti si chiedono eh, che differenza poi c'è tra il Mini 3 Pro e lui. Beh, le differenze ci sono, ma sono due droni di fascia totalmente diversa per situazioni e usi totalmente diversi. Beh, dunque, dobbiamo... Eh, Prendere in considerazione anche questo aspetto. A me, esempio, resta comodo, anche se mi sarebbe piaciuto un po' più leggero. Eh, il peso di lui, il peso a 700 grammi, si trasporta meglio, esempio, di un Mavic 3, ma ovviamente peggio di un Mini 2 Pro. E questo è scontato. Eh, non so se mi siede bene, bisogna rimettere il sole. E Father caldo, ma voi mi vede meglio. Mi sposto. E non c'è nulla da fare, il sole e il sole eh, ci si meglio. No? È e Father ma arrivo meglio a voi. Al mare ho volato con venti molto forti, con quelli esempio che c'erano in mare non avrei mai alzato il mio Mini 3 Pro, l'ho alzato al mare ma in momenti un po' più calmi, con lui non ha fatto più, ha volato da Dio, ma anche r 2 e r 2S sotto questo aspetto ragazzi sono ottimi, era solo per dire che questa è una delle differenze con il piccolo e il Mini 3 Pro ovviamente. Nota importante: lui ha la marcatura di classe, eh, sì, eh, si vede anche da qua sotto. E uno dei punti, però, che ho trovato più forti sono loro, ovvero le batterie. Ero stato un po' troppo severo forse sotto questo aspetto nel primo mio video, e anche qui devo per correttezza ritornare a fare un passo indietro e tornare sui miei passi. Se due cose poi sono diverse, è giusto addirizzare il tiro. E allora, ragazzi, dopo tre complete delle tre batterie cioè 12 batterie beh eh, loro durano davvero tantissimo oltre 40 minuti io ho volato 12 minuti sono ancora tre tacche adesso e questo è un valore enorme per chi vola un drone una gran durata così di volo con una sola batteria è davvero ragazzi stupendo è stupendo beh, e poi come non parlare della connessione della connessione io con le mini Tre, per esempio, se mi metto dietro insomma, esempio, il torrione alla Fortezza Medicia, dove vado spessissimo a volare, se passo dietro questo torrione, lui lagga, fatica con il segnale. Sabato scorso eravamo a Certaldo con il mitico Luca Bracali e Drone Italia a guardare il spettacolo Fly, like, pro, un'esperienza che ho vissuto. Grazie a Luca, bellissima di condivisione fantastica, e volevamo intorno a Palazzo Pretorio. E come ci giriamo un po' intorno, avevamo problemi di segnale. Adesso con un 4 e il nuovo radiocomando sono davvero, davvero migliorata questa situazione. E tutto cambia davvero tanto. E dovete provare per credere. Insomma, io l'ho comprato, non ho interessi terzi. Vi dico sempre quello che lo penso, di getto e so fatto così. Ma anche tornando indietro, su cose che poi magari si rivelano diverse, come un paio che ve lo racconta oggi, i bighe, che dire, ritorna indietro, e torna su su passi e ve lo dice tranquillamente, con tutta la trasparenza del mondo. Le mie impressioni vere eh, sono. Queste. questo drone mi piace ogni giorno di più che lo sto usando adesso che posso usare anche waypoint per me è davvero una grande soddisfazione volarci ieri ero con alessandro a talamone eh, lui ha avuto una grande impressione stasera lo farò testare agli amici i due david Pistolesi Olivelli e eh, andremo a san gimignano e sono curioso di sentire anche la loro impressione insomma ragazzi che posso dirvi ci divertiamo e quello che conta è assolutamente questo. Agli imbruttiti, che dire, lasciamo l'astio, la cattiveria e noi teniamo il sorriso ragazzi. Un abbraccio dalla mia Toscana, una giornata bellissima ovviamente qua dove volo ogni volta e vi porto nel canale la mia passione. Ciao dai bighe.